Benvenuti al quarto appuntamento di War Room, il nuovo format di Roma Incontra dedicato all'emergenza coronavirus e alle sue conseguenze. Tra queste conseguenze, quelle economiche sono certamente le più significative. Per questo la nostra riflessione di oggi riguarda lo scenario macroeconomico italiano, europeo, mondiale che ci si para all'orizzonte. Analisi e previsioni si susseguono e sono ogni giorno di più sempre più catastrofiche. Vediamo di capirci qualcosa e soprattutto di individuare le politiche da mettere in campo con tre economisti di grande esperienza. Buonasera e benvenuto a Jean-Paul Fitoussi, professore emerito all'Istituto di Studi Politici di Parigi e alla LUIS di Roma, collegato da noi, con noi da Parigi. Buonasera. Buonasera. Buonasera e benvenuto a Giorgio La Malfa, per molti anni parlamentare, più volte ministro e presidente della Fondazione Ugo La Malfa. Buonasera. E buonasera, buonasera. E buonasera e benvenuto a Nicola Rossi, anche lui ex parlamentare, un liberale di sinistra, se ancora le etichette del secolo scorso hanno un senso. Vi propongo di dividere il nostro ragionamento in tre parti. A cosa stiamo andando incontro in termini di previsioni di caduta di PIL, di disoccupazione, eccetera? C'è una è uscita oggi un'analisi della Confindustria di cui adesso vi dico. Che tipo di recessione sarà, quanto durerà, in quale misura colpirà i diversi paesi, le diverse macro aree economiche del mondo e quali sono le ricette per fronteggiare la crisi. Comincio da Fitoussi. Professore, secondo lei siamo di fronte ad una crisi diversa da quella del 2008-2009? Allora si diceva che era una crisi di domanda, quella di allora, che poi è diventata anche di offerta. Qui si dice invece che sia al contrario, che sia una crisi che nasce dall'offerta e che poi inevitabilmente si ripercuoterà sui consumi. Se questo fosse vero, vuol dire che è più grave? Non direi. Direi che è una crisi totalmente diversa. Non c'è nessun paragone a fare con la crisi finanziaria. La crisi che viviamo è molto più grave. Molto più grave perché concerne la salute e come effetto esterno l'economia, ma il primo effetto è questo sulla salute, sul numero di morti, sulla sofferenza sociale. Noi siamo abituati a ragionare in termini di PIL. Se ragioniamo in termini di benessere, allora il benessere è andato giù molto di più del PIL. Ma per ritornare al PIL, che è la grandezza che sappiamo discutere insieme, non sappiamo veramente come andrà il PIL, perché ho sentito la Confindustria diceva meno 10%, e a fine anno meno 6%, e questo non, per me non significa molto, perché è molto difficile di fare in un contesto mondiale dove la crisi è mondiale e tocca tutti i paesi, di fare una previsione su un paese. Sarebbe meno 6% se è 3% per la Germania, se è meno 5% per la Francia, se è meno 5% per gli Stati Uniti. Altrimenti, se non ho una visione dell'effetto complessivo sugli altri paesi, non posso dire quanti saranno la caduta del PIL. Ma quello che posso dire è che la sofferenza sociale sarà molto forte, la disoccupazione crescerà in un modo tremendo, la precarietà crescerà ancora di più e che c'è bisogno, siamo in una situazione di guerra, e c'è bisogno di non avere nessuna preoccupazione di fare crescere il debito pubblico per
affrontare questa crisi. Come ha detto Draghi, dobbiamo prendere l'abitudine di vivere con un debito molto, ma molto di più alto di quello che eravamo abituati, forse il doppio. Adesso affrontiamo questo tema. Vado da Giorgio Lamalfa per chiedergli. La Confindustria dice che la lettera giusta per descrivere la recessione che avremo davanti è quella di una V molto profonda. L'altro giorno Piketty ha detto no, sarà una I, quindi semplicemente una caduta senza fermarsi. Altri dicono beh, sarà come al solito una U, bisogna vedere quanto è largo il fondo della U. Tu per quale lettera sei? Qual è la tua, il tuo pronostico su come, come le caratteristiche dice, avrà questa recessione? Come dice Jean-Paul, non possiamo fare alcuna previsione sulla profondità della crisi, perché la profondità della crisi dipende dalla durata del fenomeno cumulata fra tutti i paesi, compresi gli sfasamenti di tempo tra il momento in cui l'ha affrontata la Cina, poi l'Italia, poi l'America e così via. Quindi noi non sappiamo quanto dura. Quello che è certo è che finché dura si ferma tutta l'economia produttiva tranne i settori dell'alimentare, del farmaceutico e un po' dall'attività pubblica. Quindi in questo momento il 60-65% del reddito nazionale è fermo per 2 settimane, poi per 3 settimane, poi per 1 mese. Quindi noi sapremo alla fine quanto sarà stata la caduta. Sono convinto che appena finisce ci sarà un rimbalzo positivo. Cioè non si può dire una I, è una V o una U, perché a differenza dalla crisi del 2008, che ha lasciato dietro di sé, come tutte le fluttuazioni economiche in quanto tali, un carico di pessimismo e di problemi giuridici molto complessi, qui la domanda non è stata uccisa se i governi la sostengono col debito pubblico di cui parlava Fitoussi e Draghi. La domanda non muore e può ripartire appena si ripartire. Apnea, una lunga apnea. Certo, se l'apnea si prolunga, si muore. Se appena l'apnea finisce, se non... C'è qualche problema di linea con... E non così pessimista per il domani. Quindi il problema è che bisogna fare, come mai abbiamo detto tutti, e bisogna spendere con molta generosità. Il debito pubblico non può essere considerato... Purtroppo c'è qualche problema di linea con la Malfa, almeno io lo sento. Giorgio, ti sentiamo con qualche difficoltà. Scusa un secondo che vado un attimo nella speranza che riprenda meglio la linea tua. Sì, vado vai Nicola. Ecco, vado un attimo da Nicola. Renzi ha evocato addirittura la carestia. Confindustria dice attenzione che dopo la recessione ci può essere la depressione. Adesso i primi due interventi di Fitoussi e Lamalfa certamente non inducono a ottimismo, anche se Lamalfa dice il grave è l'oggi, poi il domani potrà anche essere positivo, ci sarà un rimbalzo, però il tema è quanto dura l'oggi, perché se dura un tempo molto lungo è chiaramente e possiamo uscire morti. Intanto voglio sapere il tuo giudizio su questo, poi naturalmente ti chiedo, perché ho l'impressione che scalpiterai sul debito, che forse la tua ricetta non è quella del debito, però prima di tutto voglio sentire anche da parte tua che recessione è quella che abbiamo di fronte. Credo anch'io che sia una recessione molto diversa da quella del 2007-2008. Per come nasce, per come si evolve, eccetera. Però c'è un punto, secondo me, che ci deve far riflettere, cioè nulla vieta, purtroppo, che se le cose si mettono in una certa maniera, sulla crisi attuale si possa innestare una crisi finanziaria. Io non lo escluderei. Certamente, diciamo, possono nascere problemi seri per i comparti bancari,
certamente può accadere che questi problemi nei comparti bancari poi si trasferiscano nuovamente all'economia. Non escludo affatto, diciamo, che una componente di crisi finanziaria e bancaria si sovrapponga all'emergenza sanitaria che è in corso. Ora, quanto questo sia probabile, ho la netta sensazione che dipenda dal tipo di interventi che facciamo oggi. Cioè, più oggi siamo in grado di tenere in vita il sistema durante la fase di apnea, come la chiamava Giorgio, cioè di consentirgli di sopravvivere in vitro, se così posso dire, fino al momento dell'uscita, più noi evitiamo esattamente, diciamo, che ci sia una seconda fase che avrebbe la caratteristica, io credo, di trasformare un problema a V, se così posso dire, cioè una caduta del livello di attività seguita poi da un rimbalzo, in qualche cosa che può durare anche molto. E che nel caso italiano, diciamo, replicherebbe un po' quello che abbiamo già visto, cioè una lentissima ripresa, addirittura che ripresa ancora del tutto non è stata. Quindi io credo che il pericolo ci sia. E se guardo gli interventi messi in campo, io chiarisco un punto: è evidente che oggi non possiamo fare altro che debito. Cioè, mi sembra, diciamo, non si discute da questo punto di vista, non abbiamo altro strumento per le mani, è impensabile di poter ricorrere ad un aumento di gettito, è impensabile in questa situazione di poter fare tagli di spesa, è evidente che dobbiamo fare debito, non c'è dubbio. Il discorso casomai, diciamo, ha a che fare molto sul quanto ne possiamo fare e su che cosa viene dopo. Però quello che dobbiamo fare oggi io credo che vada concentrato in queste direzioni. Non sono certissimo che lo stiamo utilizzando nel caso italiano al meglio, se devo essere sincero. Trovo, cosa manca secondo te? Allora, guardiamo più che cosa manca, guardiamo un po' che cosa fanno gli altri. Diciamo, mi sembra di capire, per esempio, che l'intervento tedesco, pari ad un multiplo di quello che è l'intervento italiano, molto più significativo dell'intervento italiano, sia tutto teso esattamente a tenere in vita le imprese, con dei contributi a fondo perduto a seconda della dimensione dell'impresa, in alcuni casi addirittura con ingresso nel capitale delle imprese maggiori che siano in condizioni di difficoltà, con un programma amplissimo di garanzie del credito delle imprese. Mentre nel nostro caso io ho l'impressione che stiamo seguendo una strada che abbiamo già visto spesso in Italia, cioè tante piccole cose, nella speranza che le tante piccole cose ne facciano una un po' più grande. Non sempre purtroppo questo accade, si risponde alle esigenze diverse che vengono poste in un certo momento, ma il risultato è che spesso e volentieri le tante piccole cose non producono poi un effettivo risultato. C'è poi da porre la seconda questione. La seconda questione è quanto debito possiamo fare, perché io capisco benissimo quando si dice questo è il momento di fare debito, ripeto, io per primo penso che sia così. Però la vera verità è che non tutti siamo nelle condizioni di fare lo stesso debito. Credo che il paragone fra la Germania e l'Italia sia assolutamente... Sono i punti, diciamo, di partenza che sono diversi. Quindi... Sono i punti di partenza, ma i punti di partenza sono diversi perché sono diversi i comportamenti pregressi. Loro hanno fatto pareggio di bilancio per un po' di anni e il risultato è che oggi hanno uno spazio fiscale ampio e possono permettersi tutto quello che stanno facendo. Noi ci siamo comportati in maniera, a mio modo di vedere, fiscalmente responsabile, se così posso dire, e ora abbiamo uno spazio fiscale molto molto limitato e c'è poco da fare, diciamo, dopodiché possiamo andare a discutere in Europa su che cosa si debba o non si debba fare, ma la realtà dei fatti è che noi arriviamo ad una prova straordinariamente impegnativa, se posso essere franco, avendo perso la guerra prima ancora di combattere. Voglio andare da Fitoussi per chiedergli al di là del fatto che ci sia o meno uno spazio di reazione in termini di reazione europea in termini di debito comune, che mi pare che intorno all'ipotesi Eurobond ci sia grande scetticismo, ma al di là di questo, è pensabile che ci sia da parte dei paesi europei, in un contesto globale dove certamente gli equilibri si modificheranno e si riposizioneranno,
È pensabile che l'Europa abbia ricette diverse e quindi si muova separatamente, al di là del debito federale, se si riesce o non si riesce a fare? Allora, tre punti. Lei non ha pronunciato la lettera W. Ah, W. Perché? Così. Perché c'è la possibilità, è un virus questo, è un virus, può avere una ricaduta ogni anno e tornare, dunque non sappiamo. Gli scongiuri sono liberi. No, non lo sappiamo. Anche i vaccini. Anche, sì, no, non lo sappiamo. Dunque c'è questa possibilità che sarebbe la peggiore di tutti, credo. Poi sulla la sua domanda, prima di rispondere direttamente, vorrei dire che quello che è stato detto sul debito è un po' della neolingua, un misto di neolingua e di lingua normale. Il debito è male, no? E i creditori possono vivere senza debitore. Dunque, se l'Italia va male, la Germania andrà bene. Questo è falso. Questo bisogna vedere la struttura dei debiti e dei crediti in Europa come una struttura giunta che è coerente e che ha fatto la congiuntura dei paesi europei, più o meno gestiti meglio o peggio degli altri. Dunque credo che non farò niente problema sul debito. Se lasciamo perdere il debito, allora questo significa che lasciamo perdere la gente. Come la gente va a vivere se non ci sono lavori? Perché le imprese non funzionano. E poi sappiamo bene che come abbiamo un problema di offerta e domanda, bisogna tenere insieme l'offerta e la domanda. L'offerta da un sistema di garanzia dato alle imprese per i prestiti o per assumere dei posti di lavoro anche se non c'è lavoro, per non perdere il capitale umano che è stato già formato, concepito nell'impresa, e sul lato della domanda di dare un reddito alla gente che altrimenti muore di fame. E se la gente muore di fame, non c'è più domanda e non c'è più impresa. Dunque, siamo seri. Abbiamo questi due problemi da risolvere. Abbiamo bisogno di avere un sforzo molto importante sull'occupazione e sulla domanda, sul reddito. Allora chiedo... Necessario. E per questo abbiamo bisogno di fare crescere il debito. Il debito italiano sarà più alto del debito, come di solito, del debito tedesco, ma non significa che crescerà molto di più del debito tedesco. Allora sentiamo, mi faccia chiedere a Giorgio La Malfa, che è uno dei più profondi conoscitori di Keynes, ma la ricetta keynesiana oggi in che cosa consiste? Semplicemente nel dar fondo al debito? E Nicola Rossi ha ragione quando dice che bisogna, come dire, in qualche modo darci un...
caduto, mentre mi facevi una domanda è caduto il, la connessione. No, dicevo che ti chiedevo se la ricetta keynesiana oggi è semplicemente debito. Tu sei il più profondo conoscitore di Keynes, quindi la domanda è giusto farla a te. Fitoussi dice non facciamoci limiti sul debito, Nicola Rossi dice certamente debito, però attenzione a non esagerare. Beh, io direi che le posizioni non sono in conflitto fra di loro, perché Nicola dice ci può capitare anche se non siamo molto capaci nel fare queste operazioni. Purtroppo la linea con Giorgio La Malfa che è in campagna è... paura e non mi senti? No, purtroppo va e viene. Proviamo a chiamarti col telefono. Torniamo dalla ricostruzione, bisognerà mettere anche le linee. Infatti, uno dei grandi temi sarà quello dell'infrastruttura. Adesso sei tornato, vediamo se riusciamo a finire il concetto. Io dico, Giorgio, che le due posizioni di Fitoussi e di Nicola Rossi non sono fra di loro, per così dire, alternative. Ambedue ed io stesso, diciamo, abbiamo solo il debito con cui sostenere l'offerta da un lato e la domanda. Nicola dice solo che il debito è... Purtroppo sulla spiegazione non riusciamo a sentirti. Da questo io deduco. Allora, niente, proviamo a cercare. I miei collaboratori adesso provano a cercarti col telefono. Torno a Nicola Rossi per chiederti. Non è che ci infiliamo in una discussione ideologica sulla quantità di debito. Ma lei ha cominciato la discussione ideologica parlando di keynesianismo. Non è una questione di keynesianismo. Almeno sarebbe una questione di keynesianismo se la disoccupazione era una cosa legata alla teoria. No, è la realtà. Dunque bisogna stare attenti alle parole, perché il keynesianismo ha una connotazione peggiorativa che non riflette la sua realtà. Vabbè. No, nel mio caso non ce l'ha peggiorativa, ma voglio sentire Nicola Rossi. Soprattutto proviamo a dirci come lo spendiamo, come le spendiamo queste risorse, perché il problema dell'Italia non è stato solo quello di aver avuto più debito degli altri, ma di aver avuto più debito senza avere più crescita, perché se avessimo avuto più debito perché speso bene ci ha fatto crescere di più, viva Dio, ma così non è stato. Quindi il vero tema è come le spendiamo queste risorse, Nicola? Diciamo, in realtà le abbiamo già deciso come spenderle e ripeto, la mia sensazione è che capisco perfettamente che quando si dice che c'è un problema di offerta e di domanda, però mi permetto di sottolineare che nel momento in cui io consento ad un'impresa di rimanere in vita, le consento di pagare gli operai e quindi sostengo la domanda in quello stesso momento. Offerta e domanda contemporaneamente. Sì, non vedo, francamente, diciamo, non vedo questa distinzione. Faccio un altro esempio perché mi sembra particolarmente interessante, anche delle cose che noi purtroppo non possiamo fare più. In Germania ho la netta sensazione che la strategia che è stata presa è quella di intervenire sostituendosi all'impresa nel pagare quella parte di retribuzione che non viene più pagata perché l'operaio o il lavoratore dipendente viene passato, per così dire, a tempo parziale, il che significa una estensione, sia pure temporanea, amplissima dei lavori a tempo parziale, che però diventano dal punto di vista del lavoratore tempo pieno perché c'è un'integrazione salariale da parte dello Stato. Noi abbiamo, come dire, deciso che a noi queste forme di lavoro non ci piacciono molto, per cui abbiamo cominciato a mettere n paletti
all'utilizzo di questo tipo di attività, con il risultato che oggi, diciamo, siamo di fronte, quando avremmo bisogno di molta flessibilità proprio per cercare di salvare il salvabile dal punto di vista del sistema, abbiamo cercato invece la rigidità che abbiamo immesso nel sistema, in questo momento non ci fa per niente comodo da questo punto di vista. Però, ripeto, la strada che abbiamo preso è quella delle molte iniziative a sostegno al reddito, a sostegno, diciamo, di ammortizzatori sociali, di intervento nei confronti. Tu invece avresti concentrato su quale voce, diciamo? Io penso che, diciamo, la strada doveva essere quella di tenere in vita le imprese il più possibile, quindi sospensione il più possibile di tutti i pagamenti fiscali e contributivi delle imprese, quindi garanzia sui crediti, quindi appunto integrazione, se vuoi, delle retribuzioni, perché la gente rimanga, diciamo, lì dove è nel posto di lavoro. Sarei passato per un canale di questo genere e in maniera, se possibile, più massiccia. Più massiccia non è possibile perché abbiamo i limiti che abbiamo, però probabilmente una concentrazione di interventi l'avrei ritenuta preferibile. Posso aggiungere una cosa? Sì. Io penso che il tema vero oggi, oltre quello del come intervenire, sia invece paradossalmente il tema di cui non parliamo, nello stesso momento in cui diciamo una cosa che, come dire, è evidentemente vera, e cioè che oggi dobbiamo fare più debito. Io credo che oggi dovremmo anche porci il problema e dire con chiarezza come noi da questo debito intendiamo rientrare, perché il problema è che oggi abbiamo una pandemia, ma fra 10 anni possiamo averne un'altra di una pandemia. E io non vorrei trovarmi fra 10 anni nelle condizioni in cui mi sono trovato oggi, e cioè con uno spazio fiscale praticamente assente. Quindi credo che lo Stato italiano debba fare debito oggi, ma debba oggi dirmi esattamente che cosa intende fare per rientrare dal debito che sta facendo, perché io voglio essere armato quando arriva un problema. Vediamo se Giorgio Lamalfa, che lo vedo al telefono, riesce a parlarci con quel sistema anziché con quello precedente. Mi senti, Giorgio? Io ti sento bene. Allora è un po' rimbombata, ma proviamo a cercare di accogliere, finire il tuo ragionamento di prima su quanto dicevi su Keynes, e poi sulla domanda che ho fatto adesso a Nicola Rossi, cioè al di là di quanto debito facciamo, per noi, almeno per noi italiani, l'importante è come lo spendiamo. Dove concentreresti tu le risorse? Ti rispondo subito. Se i paesi europei affrontano individualmente il problema del finanziamento di quello che si deve fare oggi, noi andiamo alla crisi finanziaria. Noi, qualche paese, probabilmente i paesi d'Europa, vanno verso la crisi finanziaria che teme Nicola Rossi. Solo se c'è una risposta dell'Europa come tale, che prende su di sé quello che io chiamo il piano Marshall, cioè il costo del rilancio delle economie europee, solo in quelle condizioni noi evitiamo la crisi del debito che si inneschi sulla crisi del coronavirus. Cioè oggi la prova delle istituzioni europee è se sono in grado di immaginare un'uscita, una gestione della crisi e un'uscita dalla crisi della unità europea in quanto tale, dell'Europa unita in quanto tale. Perché, aggiungo solo questo, dopo la fine del coronavirus, presto, ma comunque finirà, due grandi paesi che sono la Cina e gli Stati Uniti saranno ancora molto forti e probabilmente saranno ancora più spinti contro la globalizzazione di quanto sono stati in questi anni, e l'Europa diventerà il mercato di sbocco della loro lotta. E quel mercato mondiale che era per l'industria europea, per la Germania, il nostro campo di vita, si restringerà all'Europa. Questo io vorrei poter dire ai nostri amici tedeschi. Essi hanno di fronte a sé un mondo che sarà inevitabilmente più frammentato.
o il mercato europeo è un mercato forte e allora il loro futuro è assicurato come il nostro. Lo diceva Fitoussi all'inizio, siamo legatissimi. E quindi quello che l'Europa deve fare è quello... Quindi tu dici non per solidarietà, ma per interesse bisogna stare, di avere una... interesse nazionale ed europeo. Sì. Non è che dobbiamo evocare la solidarietà, basta l'interesse. L'interesse, ma è un interesse anche politico, perché se domani la Germania non vende, la destra tedesca vince. Se domani l'Italia si affama, vincono il signor Salvini e la signora Meloni, come vince in Ungheria quel mezzo fascista che c'è lì. Cioè noi rischiamo di avere il dopoguerra della prima guerra mondiale se non stiamo attenti. E la Germania di questo è consapevole, perché fu la vittima di quella pazzia della prima guerra mondiale. La Germania, che sa sulla sua pelle che cosa ha significato il trattato di Versailles, deve sapere che dalla guerra contro il coronavirus non si esce con il trattato di Versailles, si esce con Bretton Woods e con il piano Marshall. Sono due strade molto diverse. Se l'Europa sa imboccare la seconda, si salvano le democrazie oltre che le economie. E se no andremo a casa 48. Bene, grazie a tutti voi, la nostra mezz'ora è terminata, vi ringrazio, mi dispiace che ci siano state un po' di difficoltà, ma anche questo fa parte, come abbiamo detto, dei problemi che dobbiamo affrontare. Avremo un mondo molto più connesso, non personalmente ma virtualmente, e quel mondo connesso ha bisogno di strumenti efficaci per connettersi, e basta essere in campagna, non in città, come in questo momento è Giorgio Lamalfa, per essere un po' tagliati fuori. Ci vediamo domani alle 17.30. Grazie di essere stati con noi a War Room. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti.